Sala degli Arazzi, è uno dei salotti principali del piano nobile del palazzo. E i protagonisti, naturalmente, sono i due grandi arazzi fiamminghi dell'inizio del Seicento. Un tempo era una serie di sette grandi panni con le storie di Diana. Oggi ne restano soltanto tre, due qui e uno nella sala delle udienze. La sala, come tutti i maggiori salotti di questo piano, è decorata da stucchi dorati. Gli stucchi sono settecenteschi e, come vedete, hanno così un grande impatto scenografico e corrono anche lungo le pareti, incorniciando i quadri. Sopra le porte ci sono ritratti, oggi sono ritratti della famiglia Savoia, ma un tempo erano dei Durazzo, cioè i proprietari più longevi del palazzo, quelli che l'hanno tenuto per tutto il Settecento. Ma appunto anche le porte, anche i dettagli più piccoli sono importanti, queste intagliature dorate, anche le maniglie e poi i mobili, tutti i mobili di grande impatto scenografico, di nuovo, delle console, vedete sono frutto della migliore banisteria genovese tra 6 e 700, anche le grandi sedie e poi le specchiere, i candelabri. Il grande lampadario centrale, un lampadario, vedete, monumentale con una struttura in legno dorato, ma anche ferro e vetro. Tutto fa parte di questo grande apparato che la stanza degli Arazzi conserva appunto almeno da due secoli e tutto in qualche modo racconta della grandeur di questa famiglia che voleva in queste stanze impressionare il visitatore come impressiona anche oggi noi.